La Recanatese vince 3-0 ed interrompe la striscia positiva del Francavilla che durava da 11 giornate. I marchigiani, che i giallorossi avevano battuto mesi fa, non sono più quelli del girone di andata, ma in casa Francavilla qualcosa è mancato. Senza Fofanà e Zerbo a farne le veci in avanti, assistito da Banegas e Palumbo, mentre in difesa, per sopperire alla squalifica di Romeo, Di Pietrantonio vince il ballottaggio con Fiore. È un primo tempo che fa fatica a decollare, ma che vivrà su due momenti di grandi proteste da parte della Recanatese. Si parte con una buona incursione di Dipenti, ma sulla sinistra, con Banegas che di un soffio non arriva all'impatto con il pallone in area, e con Molenda poi murato. Al 20° occasione ancora per il Francavilla, con Zerbo che non trova però il finale che sperava. Due minuti più tardi si fa vedere per la prima volta la formazione ospite con un tiro cross di Giaccaglia che Fargione è pronto ad alzare in angolo. Poco dopo la mezz'ora il primo episodio che scatena le proteste della squadra di Alessandrini. Falomi se ne va sulla sinistra, ma su di lui interviene Fargione in uscita. Il primo assistente segnala però la posizione di fuorigioco dell'attaccante, mentre il direttore di gara pensava se assegnare o meno la massima punizione. I giallorossi rispondono subito, con un doppio passo di Zerbo, la cui conclusione però è troppo debole e centrale. Subito dall'altra parte, senza un attimo di respiro, Pera fa partire un diagonale che Fargione spinge fuori con il pensiero. Sul successivo capovolgimento di fronte, Banegas fa partire un tiro su cui Piangerelli non è perfetto, ma il secondo assistente segnala la posizione di fuorigioco di Zerbo sul tentativo di ribattuta. Al 39° altre grandi proteste della Recanatese. Nodari riesce a svettare più in alto di tutti a segnare, ma il primo assistente segnala ancora la posizione di offside. Per Borriello di Arezzo, Alessandrini eccede delle proteste e viene allontanato dal campo. Il primo tempo si chiude con un colpo di testa di Falomi che Fargione manda in angolo e con un Francavilla che pensa come essere più incisivo. La ripresa invece inizia come peggio non si potrebbe, perché Fargione forse non è perfetto su un tiro da fuori area di Guida, che al quarto porta avanti i suoi. Il Francavilla fa fatica a riprendersi e rischia al quarto d'ora quando Fargione è costretto ad uscire dall'area per fermare Pera lanciato a rete. Due minuti dopo Lunardini, già ammonito, viene graziato dal direttore di gara dopo un brutto fallo su Di Cecco, che viene invece a sua volta ammonito dall'arbitro. Le squadre si allungano, il Francavilla ci prova con maggiore convinzione e al 28° Dipenti, ma non è fortunato nella deviazione avversaria. È clamorosa però l'occasione che capita alla Recanatese dopo la mezz'ora. Pera impegna Fargione, sulla ribattuta Falomi lascia Guida che da solo alza il pallone a porta vuota. Il raddoppio però arriva poco dopo. Pera serve un assist illuminante per Falomi, pescato secondo la terna in posizione regolare e per l'attaccante è un gioco da ragazzi battere il portiere di casa. I titoli di coda li manda poi proprio Pera in pieno recupero. Una sconfitta che allontana la zona playoff per il Francavilla, con i giallorossi proprio prima dello scontro contro i marchigiani arrivati ad un solo punto di distanza dall'obiettivo stagionale. Dopo il triplice fischio, contestazione dei tifosi giallorossi ad Amenta. Mister, non è più la Recanatese del girone di andata, ma oggi qualcosina è mancato. Sì, oggi, a parte la Recanatese che non è quella dell'andata, questo lo sapevamo, abbiamo secondo me perso male perché non eravamo partiti male, abbiamo creato pure qualche buona occasione da gol, soprattutto nel primo tempo, non siamo riusciti a concretizzare. Sicuramente oggi non è una delle migliori partite del Francavilla, ma io penso che ci possa anche stare dopo 11 risultati utili, 3 partite in una settimana, i ragazzi erano secondo me un po' stanchi, un po' sulle gambe e poi di fronte avevamo una squadra, una signora squadra. Ci può stare una sconfitta dopo tanti risultati utili, naturalmente non era questo l'obiettivo nostro, era ben altro, volevamo vincere. Abbiamo trovato una squadra forte, soprattutto lì davanti, giocatori veramente importanti per la categoria. Noi, ripeto, abbiamo creato secondo me 4-5 occasioni buone per fare gol, non siamo stati bravi e loro poi sicuramente io ho cercato in tutte le maniere di recuperare il risultato, quindi eravamo molto sbilanciati come a livello sotto il profilo tattico, quindi concedevamo le loro ripartenze. Mister, non è più la Recanatese del girone di andata, ma oggi qualcosina è mancato. Sì, oggi, a parte la Recanatese che non è quella dell'andata, questo lo sapevamo, abbiamo secondo me perso male perché
non eravamo partiti male, abbiamo fatto, secondo me abbiamo creato pure qualche buona occasione da gol, soprattutto nel primo tempo, non siamo riusciti a concretizzare e sicuramente oggi non è una delle migliori partite del Francavilla, ma io penso che ci possa anche stare dopo 11 risultati utili, 3 partite in una settimana, i ragazzi erano secondo me un po' stanchi, un po' sulle gambe e poi di fronte avevamo una squadra, una signora squadra. Ci può stare una sconfitta dopo tanti risultati utili, naturalmente non era questo l'obiettivo nostro, era ben altro, volevamo vincere, abbiamo trovato una squadra forte, soprattutto lì davanti, giocatori veramente importanti per la categoria. Noi, ripeto, abbiamo creato secondo me 4-5 occasioni buone per fare gol, non siamo stati bravi e loro poi sicuramente io ho cercato in tutte le maniere di recuperare il risultato, quindi eravamo molto sbilanciati come a livello sotto profilo tattico, quindi concedevamo le loro ripartenze e loro, se concedi campo a giocatori come Pera, difficilmente loro sbagliano, quindi sapevamo che gli ultimi 10-15 minuti dovevamo assolutamente cercare di recuperare il risultato e abbiamo rischiato e abbiamo preso anche gli altri 2 gol dove potevamo benissimo evitare. Però ripeto, sono dispiaciuto per la sconfitta, ma non cancello tutto quello che è stato fatto soprattutto dai ragazzi. Mi dispiace che qualcuno possa contestare, naturalmente dopo una sconfitta ci sta, quindi capisco anche, però non bisogna essere negativi e vedere tutto buio, perché ripeto, è stato fatto qualcosa di buono, stiamo ancora lì.